Io comunque ho un problema e sono convinto che questo problema l'abbiate anche voi, ed è quello di essere costretto a vivere all'interno di un sistema che tutti i giorni mi va sempre più stretto e tutti i giorni mi fa mancare sempre più aria. È da questo che è nata l'idea di ritrovarsi attorno a un tavolo, non per un convegno, infatti non abbiamo gente che ci applaudirà, ma semplicemente per confrontare le idee di persone che a prima vista la pensano, se non in maniera identica, in maniera abbastanza simile. Credo però che il fatto di supporre dall'inizio che ognuno di noi la pensi in maniera abbastanza simile non basti per portare avanti un progetto. Quindi è necessario che noi verifichiamo, a partire da oggi, magari in diversi stadi, in successivi incontri, come e perché ognuno di noi desidera cambiare questo sistema e soprattutto in quale direzione. Quello che abbiamo pensato oggi è, non so nemmeno se il termine è giusto, sarà domani da cambiare, da verificare, da correggere, ma l'abbiamo intitolato comunità volontarie. Io aggiungo virgola tra affini, non tra uguali, ma tra affini. Già qualcuno, parlandone su Facebook con degli amici di presenza per telefono, dice: ma cosa vuol dire tra affini? Tutti grigi come me, tutti biondi, tutti con i capelli lunghi, tutti grassi, tutti magri? No, tra affini vorrebbe dire, secondo me dovrebbe voler dire, tra persone che hanno un'aspirazione di vita e di conseguenza anche un ordinamento sociale che sia abbastanza simile l'uno all'altro. Oggi per esempio noi potremmo già dire che abbiamo delle comunità, il pianeta stesso è diviso in comunità a seconda dei punti di vista. Prendete per esempio, da un punto di vista geografico, il pianeta è diviso in circa, forse sono 195, ma 5 più o 5 meno non ha nessuna importanza, cosiddetti stati. Sono pezzi di terra, di terreno più o meno grandi, più o meno vasti, su cui un'altra entità, che potremmo ridefinire altra comunità sovrapposta, vale a dire gli stati, hanno steso il loro dominio. All'interno di queste comunità, di queste 195 comunità territoriali, a loro volta oppressi, dico io, ma comunque controllati da altre comunità stato, esistono a loro volta un insieme di persone che tra loro formano comunità. Ma ci sono quelli che vorrebbero stare insieme perché, non so, lo Stato pensa a tutto, pensa alla scuola, è più o meno quello che abbiamo noi, pensa alla scuola, pensa alla sanità, pensa alla casa popolare, pensa alle vie di comunicazione. Ci sono altri che invece vorrebbero una parte di questo ed essere lasciati liberi per altro, ci sono altri invece che vorrebbero addirittura che lo Stato non esistesse, o se esiste, che si intromettesse nella vita di ognuno di voi il meno possibile. Ecco, io più o meno mi occuperei oggi di questo aspetto delle società, un insieme di persone, non importa dove vivono, non importa in quale pezzo di territorio, ma con aspirazioni di vita diverse, e l'affinità la cercherei proprio in queste aspirazioni. Io vorrei che lo Stato non si occupasse di me, per ipotesi. Questa è una comunità con determinate affinità. I membri di questa ipotetica comunità facciamo noi. Un altro dice: io vorrei uno Stato leggero, o definito più o meno così, dove si interviene soltanto per pochissime cose, ma per il resto ci lasci liberi. Un altro invece dice, un altro gruppo,
Vorrei invece uno Stato forte, uno Stato presente che mi lasci libero, come effettivamente oggi succede, di scegliere la forma del la marca del dentifricio o la forma dello spazzolino, e dopo per tutto il resto ci pensino loro. Ora, se uno di noi o un gruppo di noi dicesse la forma migliore della vita umana è quella là, supponiamo quella senza Stato, secondo me sta in quel preciso momento usando violenza nei confronti di tutti gli altri, perché se un altro invece vuole una comunità collettiva stile ex Unione Sovietica, stile, io qui non parlo di ideologie, ben inteso, per esempio vedo già Giampiero che mi guarda male, ma non parlo assolutamente, se dovessi in qualche modo riferirmi a ideologie passate o presenti, lo faccio soltanto per esemplificare, lungi da me una cosa di questo genere. Ma se esiste un gruppo di persone, immagino milioni di persone visto quanti siamo sulla Terra o anche nel nostro paese Italia, che vuole una comunità collettivistica, dove i funzionari pubblici, dove i politicanti, dove non so io quali altri personaggi prendere, devono occuparsi di lui e della sua famiglia e dei suoi parenti perché lui è convinto di non farlo, loro lo facciano pure, cioè io non glielo impedisco, a una sola condizione, che voi vi manteniate questa comunità, ve la gestite e ne traete benefici o dolori. Oggi come oggi non è così, perché quella società nella quale noi viviamo ha bisogno o comunque richiede l'apporto di tutti quanti, i volenti e i nolenti. Io per esempio mi ritrovo a fare delle dichiarazioni del reddito, pagare delle tasse locali, pagare delle ammende, pagare delle multe, cose di questo genere che non vorrei pagare, ma non perché non li voglio pagare, perché voglio che un altro li paghi al posto mio, ma semplicemente perché vorrei che non ci fosse. Un altro invece vorrebbe una società, potremmo definirla sempre senza fare riferimento a nessuna ideologia, ma solo per farmi capire, una società, chiamiamola socialdemocratica, dove c'è una parte di pubblico, dove c'è, non importa in quale percentuale, dove c'è una parte di privato e dove si intersecano le due cose, una parte aiuta o contribuisce o è sottomessa all'altra parte. A mio modo di vedere, come vedo le cose, è quella nella quale noi oggi viviamo, ma la parte, diciamo, ordinante, la parte pubblica, la parte che gestisce, in un certo senso, si è impadronita non soltanto dei miei averi, ma anche della mia volontà, perché io non posso, per qualunque cosa io devo fare, devo chiedere l'autorizzazione a qualcuno che spesso non ha mai neanche fatto quello che io ho intenzione di fare e sicuramente non lo farà in futuro perché il suo compito è un altro. La terza parte invece potrebbe essere quella di dire: noi che vogliamo essere liberi, che vogliamo auto-amministrarci, che vogliamo auto-mantenerci, dovremmo essere liberi di creare la nostra comunità. Oggi come oggi, sempre per esemplificare, io vedrei tre tipi di società più o meno più o meno riconducibili a questo schema che ho dato, che partendo da quello che abbiamo vissuto e da quello che stiamo vivendo potrebbero sembrare anche delle comunità in qualche modo ideologico, ma non è questo che io intendo, non è questo che io voglio dire, no? Voglio semplicemente dire: chi aspira a un certo tipo di vita, a un certo tipo di creazione delle risorse, abbia la possibilità di farlo. Poi potrebbero essere tre, come io ho ipotizzato, potrebbero essere cinque, potrebbero essere all'infinito, che si autodeterminano poi nel corso degli anni, nel corso dei decenni, via discorrendo, ma qualcosa di questo genere. Oggi tutto questo noi non è permesso. Noi nasciamo, mio nipotini nel giro di 4 anni ne ho avuti 3,
i miei figli li hanno avuti. E la prima cosa, subito dopo esserci accertati che emettevano il gemito della nascita, era quello di correre in comune per chiedere la medaglietta e il codice fiscale. Io con lo Stato non ho, né io, né i miei nipoti, né voi, non abbiamo un contratto, non abbiamo stipulato alcun contratto. Eppure per il solo fatto di esserci, per il solo fatto di esistere, siamo soggetti alla sua legge e i suoi regolamenti. Ma c'è di più: di quello che facciamo dobbiamo prima di tutto, prima ancora di iniziare, chiedere l'autorizzazione a farlo, e una volta che lo stiamo facendo chiedere conto. In definitiva, noi ci siamo trovati qua così proprio per cercare, siccome tutto quello che io ho detto, me ne rendo anche conto, non è chiaro, perché non è chiaro ancora neanche dentro di me, ma è qualcosa in cui noi più o meno credo aspiriamo, e so, sento in giro che tantissima altra gente aspira a qualcosa di questo genere. La riunione studio che iniziamo oggi vuole proprio partire da questo embrione di idee. È possibile poter vivere magari sullo stesso territorio, e qui anche qui ho forti dubbi, ma poi penso che nel corso della discussione alcuni di noi sapranno forse meglio illustrare come poter vivere sullo stesso territorio facendo parte di comunità diverse, oppure è necessario dividersi anche territorialmente per poter vivere in comunità diverse. Ecco, la mia idea, la mia aspirazione, il mio desiderio è quello di riuscire a trovare, partendo proprio da gente comune, gente normale quale noi siamo, la possibilità di incamminarsi verso questa direzione, che, attenzione, non deve essere poi una delle comunità, come qualcuno mi rimprovera o ci rimprovera, con mancanze di regole, al contrario, con delle regole ma condivise. Oggi come oggi io sottosto a delle regole alle quali non ho mai partecipato, la stragrande maggioranza delle quali non condivido, ma che sono tenuto a rispettare. Pena ne è che se non lo rispetto, prima mi massacrano con multe, ammende e sanzioni, e dopo, se io insisto, mi portano via perfino il tetto che mi sono costruito con tanto sudore e con le mani callose che ho. Se continuo ancora a insistere, addirittura mi mettono il pigiamino a righe e mi mettono dietro una finestra a sbarre. Ecco, io questo non riesco proprio, è più forte di me, neanche se me lo impongo, non riesco, ci sto male. Dicevo prima a qualche amico che quando io mi trovo a dover compilare dei moduli che mi vengono imposti e di cui non ne capisco l'utilità, anzi addirittura sono inutili, addirittura controproducenti, proprio non riesco a farlo. Così come quando a qualcuno si dice, non so, picchia quella persona lì, quello mi dice, ma perché devo picchiarlo, no? È contro natura, non lo faccio. La stessa cosa vale anche per me. Quindi il mio desiderio di riuscire un domani, un dopodomani, non so quando, forse i miei nipoti o i miei pronipoti, magari i vostri figli, a poter vivere in qualcosa che non sia uno Stato, soprattutto laddove la mia vita viene gestita dal di fuori, proprio mi affascina. Io a volte, anche di notte, mi sveglio e sogno veramente la possibilità di poter vivere in più società simili, come ho cercato un po' di descrivere. E mi si dirà anche, magari non tra noi, ma da fuori, ma ci sono delle cose che tu necessariamente devi condividere con altri, quindi come fai? Ipotizziamo che resti un qualche cosa, una forma che potremmo continuare a chiamare Stato o in qualche altro modo, e all'interno del quale ci si può federare per quelle due, tre o quattro cose fondamentali che ci accomunano tutti. Ci sono già oggi delle cose che ci accomunano, su cui siamo tutti d'accordo. A nessuno è mai venuto in mente, né che sia uno un fautore di una comunità collettivista, né che sia di una comunità, chiamiamola liberal libertaria, di, che so, spegnere il sole, far cadere la luna, deviare il corso del Po,
giusto per dire, per fare un paradosso, no? Quindi delle cose che effettivamente, per esempio, io immagino la manutenzione della rete viaria. Quella è una cosa che può restare condivisa da tutti, perché se qui per venire in questo luogo dove siamo adesso avete percorso tutti la strada provinciale 243, è inutile farne un'altra di fianco per la comunità A o per la comunità B o per la comunità C. Usiamo quella lì. Ma se io per esempio voglio usufruire di una scuola per i miei nipoti, voi per i vostri figli, diversa da quella che attualmente è gestita dalla signora Gelmini o comunque dal Ministero dell'Istruzione, con una istruzione diversa, perché non permettermelo? Mi si dice, ma noi te lo permettiamo, non è vero, mi permettete di frequentare una scuola privata, e non sempre, ma mi obbligate a pagarmela due volte, una volta quella che frequentano i miei cari, un'altra volta quella dello Stato, e in più mi obbligate a seguire quei determinati programmi. Quindi non sono delle libertà, sono, se volete, un po' delle piccole permissività. Quindi l'obiettivo che ho io, per concludere, è quello di riuscire a metterci d'accordo prima tra di noi, in un ambito ristretto, su che cosa vuole dire comunità volontarie, che io ho definito anche tra affini. Il resto dovrebbe venire da quello che noi ci diciamo, e se riuscissimo a trovare un denominatore comune su che cosa sono, che cosa potrebbero essere, da quel momento in poi ognuno di noi dovrebbe diventare un megafono di questo progetto, ammesso che riusciamo già da subito, da oggi, a trovare un denominatore comune, un qualche cosa, cioè che il nostro intento sia, se non identico, almeno molto simile l'uno all'altro. Io avrei finito.